Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta nella Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Siamo qui oggi con Rossella 5. Ciao a tutti. E oggi vedremo una canzone bellissima portata alla ribalta dalla nostra mitica Gianna Nannini. Rossella è una fan sfegatata, però la canzone è stata scritta da Giovanni Lindo Ferretti e la canzone è Amandoti. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, prima di andare avanti con questo video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina, così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare il video subito. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone ha tre accordi all'inizio che sono Fa minore, quindi questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, qui c'è il Do, abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Fa, La bemolle, Do, forma il Fa minore, poi abbiamo il Do minore, quindi Do, Mi bemolle, Sol, ed anche il Do maggiore, quindi Do, Mi naturale, Sol. E la canzone inizia così. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Poi nel ritornello si aggiunge solo un accordo nuovo che è il Si bemolle minore, quindi se questo è il Do, Si, Si bemolle minore, Re bemolle, Fa. E lo conosciamo tutti, fa così. Amami ancora, fanno dolce. Bene, poi la canzone ripete strofa e ritornello sempre allo stesso modo e c'è il finale che ha soltanto due accordi che sono Si bemolle minore e Fa minore e fa così. Amandoti è la vita la mia. Amandoti è la vita la mia. E poi la canzone insomma va sfumando così e finisce sempre con questi accordi. Bene ragazzi, come abbiamo visto anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Rossella. Grazie a te maestro. Per averci aiutato con questa canzone. E vi lascio in descrizione come sempre un link su dove trovate il testo con gli accordi. Poi altri due link per imparare un po' qualcosa al pianoforte, accordi, scale. Ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, perché spesso mi chiedo ma con la mano sinistra, c'è una puntata che parla di come poterlo fare, quindi vi lascerò il link anche di quello. Ciao ciao, alla prossima!